Guarda come si spezzano, frittelle di pere con cuore di cioccolato, una goduria. Prendo una pera ben matura e la sbuccio. Ora la grattugio sui fori più larghi. Ora aggiungo 150 g di yogurt di soia. Poi aggiungo un uovo intero. Aggiungo anche 2 cucchiai circa di eritritolo, oppure se volete potete usare lo zucchero o un altro dolcificante a piacere. Poi grattugio la scorza di mezzo limone. Diana, ma che cos'è che prepariamo oggi? Oggi prepariamo la colazione della vita, Addirittura. la più buona di sempre. E che cosa sono? Vuoi tutto subito, devi avere pazienza. Va bene, dai. Ora diamo una mescolata veloce. E ora aggiungo 100 g di farina, io sto usando quella di grano saraceno, se voi volete usarne un'altra fate pure. Insomma, voi avete capito che cosa sta preparando Diana? Io ancora no. Vedrai, ti dico solo che secondo me ti piaceranno tantissimo, me la sento. E allora vuol dire che c'è un ingrediente che conosci bene. Esatto, Cioè? che sta per arrivare. Ah, allora sì che mi piacciono. E infatti, come vedi, cosa sto facendo? Eccolo qua. Sto tritando 50 grammi di cioccolato fondente per la tua felicità. Ecco, non solo la mia, credo, eh. Anzi, scriveteci qui sotto, vi piace il cioccolato fondente? Ora aggiungo anche il cioccolato. E infine metto anche un cucchiaino circa di lievito in polvere per dolci. Mescoliamo. Guardate che consistenza perfetta. E ora che l'impasto è pronto, ci spostiamo di là ai fornelli. Ora prendo una padella, la scaldo e la spennello anche con dell'olio. Non tantissimo, eh. E ora con un cucchiaio andiamo a prelevare del composto e andiamo a cuocere delle piccole frittelle. Wow, frittelle di pere e cioccolato. Vedrai che bontà, mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarle. Ora le copro con un coperchio e le faccio cuocere in questo modo per un paio di minuti, a fuoco basso, mi raccomando. Allora andiamo a controllare le nostre frittelle, direi che possiamo girarle. Guarda come si sono gonfiate, tra l'altro. Che meraviglia, Diana. Con molta delicatezza. Piano! Oh! Brava! E ora le cuocio così per circa un minuto. E direi che ci siamo, sono pronte, quindi le mettiamo su un piatto. Allora, le nostre frittelle pera al cioccolato sono pronte, io ce le ho qui davanti e sono irresistibili, ma prima di andare ad assaggiarle, lasciate un mi piace al video come sempre, condividetelo mi raccomando, come sempre noi vi ripetiamo che il vostro supporto per noi è fondamentale e anzi è grazie a voi se noi siamo qui ogni giorno a cucinare cose buone per voi. E se questa ricetta vi sta piacendo tantissimo, vi ricordo che sul nostro nuovo libro Zero glutine, zero rinunce ne trovate tantissime altre buonissime e veloci da fare per tutti i giorni e vi ricordo ricordiamo anche che ci vediamo il 3 maggio a Milano presso la libreria Rizzoli alle 18 in Galleria Duomo. Mi raccomando, non mancate, presenteremo il nostro libro, parleremo con voi, non vediamo l'ora di passare una serata bellissima insieme. 3, 2, 1. Wow, che meraviglia! Diana, Guarda che belle! ma queste fragoline sopra? Secondo me ci stanno, anche per dare un po' di colore e poi, mamma mia, cioè a colazione una cosa del genere. Wow! Adesso? E adesso ne assaggiamo una. Mamma mia, che soffici! Come sono, Diana? Troppo buone! Sì. Le adoro, buonissime!